Il fondatore dell'Opus Dei nacque a Barbastro, in Spagna, il 9 gennaio 1902 e ricevette dai genitori, ferventi cristiani, una profonda educazione religiosa. Nel 1918 cominciò gli studi ecclesiastici a Logroño, dove si era trasferita la famiglia, passando poi a Saragozza, dove concluse i corsi di teologia presso l'Università Pontificia dell'Arcidiocesi. In seminario si distinse per la pietà e la maturità spirituale, tanto che a 20 anni ne fu nominato superiore. Contemporaneamente si iscrisse all'università nella facoltà di giurisprudenza. Ordinato prete il 28 marzo 1925, si trasferì a Madrid per laurearsi in diritto, prodigandosi nel contempo nel ministero apostolico a favore dei bambini, dei poveri e dei malati nei sobborghi e negli ospedali della città. Il 2 ottobre fondò l'Opus Dei, con lo scopo di promuovere in tutte le classi sociali la ricerca della santità mediante la santificazione del lavoro ordinario, in mezzo al mondo e senza cambiare stato. Durante il periodo della Guerra Civile Spagnola, 1936-39, si prodigò con eroica dedizione dovunque ci fosse bisogno e dopo il conflitto fissò stabilmente la sua residenza a Madrid. Nel 1943 dette inizio, all'interno dell'Opus Dei, alla Società Sacerdotale della Santa Croce, che rendeva possibile l'ordinazione sacerdotale di alcuni membri laici, e nel 1950 ottenne che vi si potessero associare anche i sacerdoti diocesani, pur mantenendo il vincolo canonico di dipendenza dal proprio vescovo, ricevendo dalla società unicamente l'aiuto spirituale per il migliore svolgimento del loro ministero. Dalla Santa Sede ottenne anche l'approvazione dell'Associazione di Cooperatori dell'Opus Dei. Fino all'ultimo intraprese viaggi anche assai gravosi per l'Europa e l'America per diffondere la sua catechesi e la sua opera. La morte lo colse il 26 giugno 1975 a Roma, dove si era trasferito stabilmente nel 1946 in seguito ad un attacco cardiaco. Beatificato nel 1992, fu canonizzato il 6 ottobre 2002, alla presenza di oltre 300.000 persone provenienti da ogni continente.